sono Lupo, qualcuno mi conosce come Wolf Instructor. Oggi per questo evento io avrò in mano l'Extrema Ratio Selvans, un bellissimo coltello che adesso andiamo a vedere. L'Extrema Ratio Selvans viene fornito con una bellissima custodia in cordura, bella resistente, è nuovo di fabbrica, quindi eccolo qua. Abbiamo una lunghezza totale del coltello di 31 cm per un peso di 430 grammi, si sente, e in effetti questo è un coltello da sopravvivenza che deriva dall'evoluzione di un coltello da sopravvivenza militare. Eccolo qua, bellissimo, e adesso andiamo a provarlo. Ciao, sono Simone Tonolli, questo è il Wild Moose e l'ho portato per testarlo insieme agli altri. Questo è il Wild Moose, ha un feathering kydex termoformato sul singolo pezzo, ha un sistema di blocco piuttosto robusto, ma parliamo del coltello. 29 cm di lunghezza totale, 17 cm di lama, acciaio Neolox, spessore 5,7 mm e ci dà la possibilità di avere un coltello pesante ma non troppo, ha delle ottime caratteristiche soprattutto per il buttoning. L'impugnatura arrotondata nella parte posteriore ci permette di impugnarlo con impugnatura arretrata senza avere un'impugnatura lunghissima, e grazie a questo abbiamo la possibilità di andare a aumentare la leva durante del chopping più spinto. Impugnatura in G10, ovviamente customizzabile come su tutti i miei modelli, e ha un jimping superiore, la parte anteriore della lama può essere a scelta lasciata più affilata, diciamo, per essere usata con l'acciarino e basta. Ciao a tutti, sono Otto e oggi proveremo questo magnifico coltello della Fox. A impatto è bellissimo, il suo fodero fa paura, in vera pelle. Ha una lunghezza totale di 29 cm, un peso di 370 grammi e la lama è di 16 cm. Io e lui abbiamo molte cose in comune. Lo spessore della lama è 5 mm. Sembra veramente bello robusto e il fodero è veramente tosto e preciso. Ciao, sono Giorgio di Wolf Shooters. Io userò il coltello MKM Maniago Knife Maker modello Jowf, disegnato da Robert Azzuola, che attualmente è il modello più piccolo e leggero tra quelli che proveremo oggi. Vediamo se saprà reggere il confronto con gli altri. Il Jowf ha una lama in acciaio N690 temprata a 58-60 Rockwell, lunga complessivamente 140 mm per una lunghezza complessiva di 260 mm. Il peso è di 248 grammi, il che lo rende sicuramente il coltello più leggero tra quelli che proveremo oggi. Il fodero è in nylon. Eccomi qua, io utilizzo il Extrema Ratio Selvans e il nostro primo esercizio consisterà nel tagliare questo pezzo di legno fino ovviamente a romperlo. Ok? Ci proviamo. Vado.
Terzo e quarto esercizio. Il terzo esercizio prevede il taglio della corda con un taglio, due tagli e un colpo secco al centro. Il quarto esercizio invece prevede il rilascio di alcuni oggetti, sono delle palline, 1, 2, 3 e di colpirli al volo. Ok, ci proviamo. Beep! Ok, prosegue la nostra gara con altri esercizi. Il taglio della corda in verticale, qui abbiamo aggiunto un piccolo peso, bisogna tagliarla tra i due segnalini. Successivamente, l'altra stazione, ci sono un blocchetto di listelli di legno, va tagliato con un colpo solo, ed infine la nostra corda appoggiata va tagliata con un colpo solo tra i due segnalini, questione di precisione. Proviamoci. Beep! Ultima delle nostre stazioni con il taglio delle bottiglie, il taglio della bottiglietta in verticale ma storta e il taglio del bambù. Prevede tre tagli, 1, 2, 3 o 1, 2, 3, a seconda di chi lo vuol fare. Bene, ci proviamo. Bip!
Ok, che dire dell'estrema ratio Selvans? Ovviamente la qualità si paga e si sente, quindi la lama non è per niente stata sollecitata dalle prove che abbiamo fatto noi. Il suo peso ovviamente mi ha aiutato là dove bisognava colpire in maniera più potente, e il filo decisamente è ottimo come tutti gli estrema ratio. Quindi una bella fattura, l'impugnatura in forpene mi ha permesso sempre di avere un'impugnatura salda e di non scivolare, quindi direi assolutamente ottimo. E a livello di brunitura non c'è proprio alcun tipo di variazione né del colore né graffio o altro, quindi benissimo. Direi che promosso a pieni voti il mio Estrema Lazio. Allora, dopo le prove con il Wild Moose resto contento della filatura, delle geometrie, soprattutto nella prima fase di taglio della trave è andato molto bene. L'impugnatura è come l'ho ragionata, in modo da poter tenere in maniera arretrata, ha lavorato molto bene. Io non sono stato molto bravo nel taglio del foglio, però abbiamo degli spunti per lavorare a migliorie sempre migliori sulle mie lame. Cosa dire su questo coltello? Sicuramente appena lo si prende in mano mi sento sicuro, una bella sicurezza, impugnatura non mi è mai scivolato, non mi ha mai dato nessun cenno di debolezza, e dove non è arrivata la mia tecnica, che è ben poca, sicuramente ha fatto tanto la sua forza. Magnifico, veramente bello. Bene, il mio coltello era l'MKM Jouf, come premesso. Sapevamo che l'avremmo sottoposto a delle prove troppo dure per un coltello con questo peso e con queste dimensioni, tant'è che in operazioni molto pesanti come il taglio della tavola di legno, che comunque è riuscito a portare a termine senza il minimo danno, ha richiesto più tempo degli altri. Però veramente un coltello molto maneggevole, leggero, ha superato tutte le prove senza il minimo segno sulla lama, è identico a come quando l'ho tirato fuori dalla scatola. Sicuramente come coltello per impiego generale va benissimo e quindi è una conferma della sua qualità. Bene, io adesso direi di andare a cercare un salame. Dici, non so se il mio ce l'ha fatta a tagliare il salame. Il suo sì. Suo di sicuro. Questo è stato testato duramente su costine, salame, verdure.